Mi interessa la parte invisibile delle esperienze. Il progetto A Few Invisible Sculptures è un'indagine sull'invisibile. Ho costruito tre sculture che sono state issate al soffitto in un laboratorio in Germania e ho liberato dei pipistrelli per una settimana, registrando gli ultrasuoni che emettevano nel tentativo di evitare queste sculture. Quello che i pipistrelli hanno fatto involontariamente è una scansione precisissima delle sculture. Quindi il pezzo che ho presentato alla Biennale in Polonia e alla Fondazione Calder a New York è un negativo acustico delle tre sculture. Partivo dalla necessità di voler raccontare, di voler presentare una scultura priva di gravità, senza il rischio della corruzione della forma, ed ero affascinato dall'idea di riuscire a portare una scultura in tutti i suoi dettagli, però utilizzando un sistema differente, utilizzando l'audio. Quindi l'installazione in Polonia era su più canali all'interno di una chiesa gesuita. Il pubblico attraversava questo corridoio in cui percepiva tre sculture invisibili, una sfera, un cubo e una piramide. E la percezione di queste forme pure attraverso le orecchie è un'esperienza molto intensa, che in qualche modo mi ha aiutato a ricollegarmi a questa profondità primordiale delle forme. C'è un tempo molto lungo fra il pensiero che ti porti con te mentre viaggi, cammini, e la produzione effettiva di un'opera. E questo tempo è un tempo fondamentale che ti permette di assorbire le esperienze e di trasformarle e anche di fallire molte volte. Il rapporto con il fallimento nel mio lavoro sia un rapporto costante, sia una specie di altalena. Ne ho bisogno e la temo. Temo il fallimento per quello che comporta a livello di investimento fisico, economico. Però allo stesso tempo nel fallimento riesco a rintracciare le tracce corrette, precise di quello che devo sviluppare o quello che devo abbandonare. L'idea era quella di ribaltare un raggio solare, di invertirlo, cioè di utilizzare la luce del sole, che precipita sul pianeta e che si disperde costantemente ogni secondo, per, ricostruire un raggio in grado di tornare indietro, di superare questa barriera invisibile che è la ionosfera e di essere liberato del tempo e dello spazio. Mi sembrava importante trasformare questa azione, questo sforzo fisico, questa lunga navigazione in una linea, qualcosa che potesse attraversare verticalmente lo spazio artico ed estendersi come una linea infinita attraverso questo punto ionosferico, come estensione dell'esperienza e della materia visiva e dell'energia visiva che era stata raccolta per tutta la durata del viaggio. In queste immagini la luce torna indietro, parte dall'uomo e si slancia con questa idea suprematista al di fuori della sfera del pianeta. Sono delle fotografie che documentano un'azione che non si spegne, che prosegue. L'intangibile e l'invisibile sono elementi con cui lavoro sin dall'inizio. Lavoro con questo perché credo che in sostanza è di questo che si costituisce l'arte, è questa possibilità di riuscire a rendere visibile qualcosa che non si vede. L'artista ha sempre avuto una responsabilità, la mia è una responsabilità enorme, prima di tutto verso me stesso, verso quello che sono, verso quello che ho costruito in questi anni, verso le persone che hanno creduto nel mio lavoro e verso le persone alle quali è rivolto il mio lavoro. Una responsabilità verso i valori dell'arte.
e i valori della vita. La vita d'artista è costituita di integrità, l'integrità della persona, questa capacità di essere uniti al proprio pensiero. Penso che l'arte sia questo, questa capacità di riconoscersi puliti, trasparenti, con se stessi, perché è sempre solo con se stessi, prima con se stessi. La cosa più importante per me non è quello che l'immagine racconta alla fine del processo, ma è l'energia e le difficoltà che devo affrontare per produrre un progetto, che lo generano, lo strutturano, lo rafforzano, lo trasformano un po' come una pietra che viene levigata per dei mesi sino ad assumere una forma geometrica. Forse l'idea è quella di un diamante, quante facce devi levigare per arrivare ad avere questa geometria perfetta di un diamante. Così forse mi viene da pensare che a volte il mio lavoro è solo una pietra grezza che ho appoggiato su un tavolo e abbandono su un tavolo per dei mesi o degli anni, e altre volte invece è proprio una pietra che continuo a ruotare e a levigare per settimane e mesi, tutti i giorni.